Molte aree industriali, anche se non hanno affrontato sistematicamente il tema della sostenibilità, lo considerano come un tema che possa favorire la competitività delle aziende e quindi hanno introdotto una serie di infrastrutture o di servizi innovativi che hanno l'obiettivo di ottimizzare il ciclo di gestione dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia e così via. La situazione italiana aggiunge a questa esigenza di chiusura del ciclo, di efficientamento del sistema produttivo, la pianificazione infrastrutturale. La situazione in Emilia-Romagna è una situazione di eccellenza. 27 sono le aree che stanno per essere finanziate e che diventeranno aree con infrastrutture d'avanguardia dal punto di vista degli impatti ambientali. Bisogna anche mettere in campo delle politiche adeguate, andare verso una semplificazione amministrativa, capire come i costi dell'azienda possono diminuire, perché magari c'è un servizio rifiuti gestito da un soggetto gestore unico, magari perché c'è una centrale d'acquisto centralizzata, piuttosto che un'azione sui trasporti in grado di avvantaggiare le imprese con dei transit point d'area.